Conferenza stampa di Julian Llanes, bentornato ovviamente ad Avellino, non hai bisogno di presentarti, insomma, la Piazza Biancoverde, quindi ti chiedo un po' com'è nata questa trattativa, come ti stai trovando in questi giorni con questo nuovo gruppo. Grazie mille, sono contento di essere tornato. Poi la trattativa è nata sinceramente da un giorno all'altro, mi ha chiamato il mio procuratore quando stava per giocare un'amichevole col Pescara. Mi ha chiesto se voleva tornare qua, che era uscito da questa situazione. Lui sapeva che là io stavo bene, ma visto che qua sinceramente mi sono sempre trovato bene, quindi questa la sento un po' come casa mia. Quindi l'ho detto subito di sì, la trattativa non è che ha messo tanto a farci, e quindi sono contento. Senti, ritrovi una squadra completamente nuova, che impressione ti ha fatto, anche se insomma siamo all'inizio e insomma è ancora calcio d'agosto? No, ho trovato una rossa bella, belli giocatori, un bel gruppo, che quello è molto importante, soprattutto bravi ragazzi. Sicuramente è una rosa che dovrà lavorare insieme allo staff. E piano piano vedremo per cosa siamo messi. Ciao Giulian, bentornato anche da parte mia. Ci riproviamo con una squadra che è in costruzione. Abbiamo sentito poco fa Taurino che diceva ci vuole tempo e lavoro per costruire una squadra vincente. E sei andato, o almeno hai sentito probabilmente, visto che non c'eri, anche il messaggio che è arrivato dalla curva. Come al solito chiedono gente che lotta, gente che suda la maglia, e poi chiaramente qui dopo varie delusioni aspettiamo anche qualche gioia. Quindi questo è un peso, un po' una responsabilità, uno stimolo. Grazie, come tutto grazie. Poi vabbè, Avellino è una piazza che la conosco bene, la conoscono un po' tutti già, è una piazza calda dove la gente sente tanto questa maglia. Secondo me loro aspettano di noi, come hai detto te, che lottiamo partita a partita. Poi è presto per dire per cosa dobbiamo fare o dove possiamo arrivare in questo campionato, quindi piano piano, domenica vedremo cosa possiamo fare. Ciao William, bentornato anche da parte mia, e stavolta torni a titolo definitivo, la prima volta dopo i prestiti che hanno rappresentato le tue parentesi precedenti. Immagino che hai sposato questa progettualità, un contratto pluriennale, perché con questa squadra magari intendi anche andare oltre questa categoria. Grazie, sì, quando è uscita, come l'ho detto prima, la possibilità di tornare qua a titolo definitivo non ho avuto dubbi, diciamo. Ho detto subito di sì, e poi la trattativa è andata a buon fine e sono molto contento di stare qua a titolo definitivo per altri 3 anni, e pensiamo almeno la penso così, piano piano vedremo per cosa possiamo lottare quest'anno. Ti chiedo in primis come stai, visto che in questi ultimi 2 giorni abbiamo visto che hai avuto forse qualche problemino al collo, quindi se insomma quanto tempo pensi di recuperare da questo problema. E poi si parla tanto del tuo impiego nella difesa 3, tu qua hai fatto praticamente tutti i ruoli nella difesa 3, se ce n'è uno che preferisci, però braccetto di sinistra, di destra, dove ti trovi meglio? Grazie. Il problemino al collo no, è stato nella parte che abbiamo fatto domenica nell'allenamento, ho preso una botta, ho avuto un fastidio al collo che ancora non va via, quindi penso che sarà una cosa da due giorni massimo, quindi mo è ancora un po' bloccato, quindi faccio fatica a allenarmi. E poi rispetto alla posizione, sì, nella difesa 3 ho fatto tutti e tre ruoli, sicuramente. E ho fatto quasi sempre il braccetto sia a destra che a sinistra, ma sarò a disposizione di quello che vorrà fare il mister.